presented by Jokonomicon.net. Allora, ci fanno segno dalla regia che possiamo iniziare. Quindi intanto grazie per essere venuti qui. Io sono Riccardo Vadalà, questa è la prima dei due appuntamenti di Jokonomicon Talks. Jokonomicon è un web magazine che parla di giochi e ci trovate online all'indirizzo www.jokonomicon.net. Siamo qui oggi per parlare della situazione del mercato del gioco in Italia, quindi tra voi che sono operatori, che sono giocatori, siamo tutti interessati allo stato di salute di questo nostro settore. E per parlare di questo argomento abbiamo invitato alcuni degli operatori che fortunatamente oggi in Italia ci sono, in un panorama variegato. Abbiamo provato a individuare un po' fior da fiore alcuni dei nomi che tutti voi conoscete e che possono coprire un po' i diversi settori del gioco che divertono e allietano le nostre serate. Allora, qui convenuti con noi ci sono la dottoressa Michela Rizzi. Allora, togliamo i formalismi, quindi leviamo tutti i titoli onorifici, però vi dico chi sono. Michela Rizzi è responsabile di ricerca e sviluppo di Editrice Giochi. Poi abbiamo Luigi Ricciardi, Managing Director di Giochi Uniti. Davide Benati, che è facilmente riconoscibile dal simbolo sulla sua felpa, che è il Country Manager di Wizard of the Coast. Roberto Di Meglio, direttore editoriale di Nexus Games International. Roberto Corbelli, che è amministratore unico di DV Giochi, e Luca Cattini, che è il socio amministratore di Asterion Press. Quindi, come vedete, tutti nomi interessanti e speriamo che il dibattito lo sia. Una preghiera a tutti gli invitati: noi abbiamo 45 minuti di tempo, sarebbe bello se riuscissimo a tenere una 5-10 minuti a disposizione per le domande. Le domande che abbiamo preparato sono alcune, quindi se riuscite a contenere i vostri interventi, se ce la fate, lasciamo spazio anche un po' alle domande. Da cosa siamo partiti per fare questa conferenza oggi, questa tavola rotonda? In realtà siamo partiti da un articolo di cui si è parlato un po' nel giro degli operatori questa primavera, che sul Sole 24 Ore dava una visione tutto sommato rosea del mercato ludico italiano. Le informazioni, tanto per andare al nocciolo, è che, considerando il gioco in scatola, quindi quello che ci interessa, come una componente del comparto del gioco e del giocattolo, vede la crescita del settore del gioco in scatola portandolo al 2008 al 13% dell'intero comparto, per un valore oggettivo al 2008 di fatturato di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Questo chiaramente sono dati italiani, siamo molto lontani dai dati di altre nazioni europee, però sono dati in crescita. E allora a questo punto cominciamo a parlare proprio di questo tema. Questa impressione che si ha di un mercato sano, in crescita, che sta migliorando, è una cosa che sentite, percepite anche voi, oppure è una cantonata del Sole 24 Ore? Buongiorno a tutti. La nostra impressione è quella che in generale il gioco in scatola ha una certa regolarità. Ogni anno ha un certo valore, un certo volume. Ci sono soprattutto i classici che tengono alto, diciamo, il comparto, e poi ci sono una serie, appunto, di novità che ogni anno vengono lanciate sul mercato, che aiutano sicuramente a migliorare, diciamo, il fatturato o a completare il catalogo. Però tendenzialmente il gioco in scatola ha sicuramente un volume e un valore abbastanza regolare, senza grandi picchi, a meno che ci siano delle novità, dei fenomeni, ecco, chiamiamoli così. Asterion Press. Beh, intanto io mi accontenterei dell'1% di quel valore detto Sole 24 Ore, sarei molto felice. Beh, allora, io posso parlare per l'esperienza dei giochi di ruolo, per i quali invece noi abbiamo dovuto registrare una controtendenza negli ultimi 3 anni. Cioè, quello che si sente dire sul mercato è che il gioco di ruolo sta morendo o è in via di estinzione.
quindi io mi considero un cadavere vivente, vi ringrazio per essere venuti qua oggi, così avete visionato che invece esisto. Posso dire che noi ci impegniamo a mantenerlo vivo, ci impegniamo a fare delle cose di qualità. È vero che chi costituisce il traino sul mercato, che è sempre stato Dungeons & Dragons, con la quarta edizione ha creato un impasse non facile per chiunque, perché era comunque il gioco di traino. Il suo, così, la sua impatto sul mercato non è stato quello che tutti noi desideravamo che fosse. Quindi ci troviamo di fronte, comunque è una battaglia ardua che portiamo avanti, abbiamo delle linee che comunque hanno un enorme successo, come Sinerequi, che è una linea tutta italiana, con autori italiani, illustratori italiani, insomma questo è un valore aggiunto che cerchiamo di portare avanti. Chiaro che non è facile, ma insomma abbiamo questa passione, cerchiamo di farla al meglio, però per il gioco di ruolo si registra una controtendenza. Speriamo che normalmente negli anni è sempre stato abbastanza un circolo sinusoidale, per cui una curva, speriamo di aver superato il peggio, ecco, diciamo così. Noi come azienda operiamo principalmente nel settore del gioco da tavolo e bisogna dire che in questo ambito negli ultimi anni si è visto effettivamente una crescita di interesse, soprattutto per l'ambito del pubblico italiano, in cui questo settore nell'ultimo ventennio, diciamo a partire dagli anni 80, era calato moltissimo. Quindi abbiamo in questo momento un momento di recupero su quello che era storicamente, diciamo, un trend negativo. Per cui c'è da capire quanto questo recupero poi si storicizzi nel tempo, diventando una crescita sostanziosa. Anche perché al tempo stesso ci troviamo in un momento in cui, soprattutto se guardiamo il quadro internazionale, sul settore gioco da tavolo si sta verificando un'inflazione di prodotto notevolissima. Perché molte aziende in fuga da settori tradizionalmente più ricchi del mondo del gioco, il collezionabile, le miniature, che si sono rivelati molto ostici, si stanno rifugiando nel settore del gioco da tavolo, che quindi complessivamamente in termini di proposta prima d'ora è stato così ricco, così variegato, così pieno di novità. Al tempo stesso probabilmente si sta un pochettino esagerando, perché la platea di utenti, che pur sul mercato italiano è secondo me oggettivamente in allargamento, perché lo vediamo dalle manifestazioni come questa, lo vediamo dal fatto che comunque alcuni giochi per famiglie di anno in anno acquistano terreno, però sicuramente si sta andando a incidere su una platea di utenti con tantissimi prodotti, e bisogna capire quanto questi utenti saranno in grado di assorbirli. Grazie. E TV Giochi? Ho poco da aggiungere a quello che hanno già illustrato i miei colleghi. Anche noi ci occupiamo principalmente di gioco da tavolo e giochi di carte, quindi magari l'editrice vede il settore gioco da tavolo come in un suo andamento rispetto agli altri. Noi possiamo vederlo per esempio nel nostro titolo di punta, che è Bang, che si mantiene costante, anzi incrementa le crescite ogni anno, più i titoli collaterali che rilasciamo ogni anno, appunto in corrispondenza dei quali, se c'è qualche novità forte, come in questo caso per noi il Castello del Diavolo, che sta andando particolarmente bene, si verificano dei picchi. Volevo però aggiungere qualcosa a quello che ha detto Roberto, che è vero che c'è un'inflazione, forse le cause, noi ci stiamo riflettendo un po' su questa cosa qui, vanno anche ricercate nelle modalità di accesso alla produzione che stanno avendo molti autoproduttori o case piccole. Se magari una volta negli anni precedenti chi aveva una buona idea la sottoponeva alla casa editrice per avere una realizzazione professionale, al momento sia i produttori tedeschi, di cui non faccio nomi ma che magari conoscete, sia coloro i quali hanno un'idea la possono realizzare in maniera sufficientemente professionale per proporla subito al mercato, e lo vediamo nella fiera di Essen, dove il mercato degli autoproduttori è cresciuto di diversi punti percentuali, schiacciando dal basso come le grandi case, non faccio nomi un'altra volta, come quelle che lo schiacciano dall'alto, in mezzo a tutti i produttori piccoli e medi come noi, che si trovano un po' fra l'incudine e il martello. Sì, il mercato del gioco da tavolo è un mercato sicuramente molto variegato. Esistono fondamentalmente, credo che la statistica che viene presentata dal Sole 24 Ore sia raccolta sui dati NPD e quindi sui dati di distribuzione di mass market, e che quindi riguarda prevalentemente le grandi case editrici a livello mondiale, fra cui non so,
Hasbro, Mattel, Editrice Giochi stessa, eccetera. Per quanto riguarda il mercato un po' più specifico, un po' più tecnico di cui mi occupo io, devo dire che per il settore dei trading card game è un anno particolarmente positivo, perché abbiamo riscontrato delle crescite molto importanti sia a livello europeo che a livello mondiale, con un grosso ritorno a quello che è l'aspetto ludico e culturale del gioco da tavolo e del trading card game stesso. Quindi secondo me la tendenza di crescita è una tendenza assolutamente riscontrata anche nel nostro settore. Sì, salve, buonasera. Dunque, come Giochi Uniti noi siamo impegnati essenzialmente nel mercato del gioco da tavolo. Troviamo che effettivamente ci sia una crescita del segmento, meno del segmento specifico dell'hobby market. Quei dati che sono forniti in realtà dovrebbero essere analizzati e diciamo disaggregati, perché comprendono anche i puzzle e poi in realtà diciamo ci sono dei il mercato del gioco dal tavolo può essere scomposto nel segmento hobby market o più core e in quello diciamo di mass market. Quindi poi sarebbe interessante analizzare più nel dettaglio quei dati, che inevitabilmente sono abbastanza aggregati. Dunque, dallo spazio diciamo della domanda, della dimensione della domanda in qualche modo, alla quella dell'offerta, quindi all'organizzazione dei vostri cataloghi, che sono naturalmente diversi in funzione dei settori in cui operate e delle scelte editoriali. Quindi faccio una domanda un po' a doppio binario, nel senso, la domanda è: a quanti hanno un catalogo ampio e variegato? Chiedo se questo in qualche modo li porta a cercare e con quanta determinazione le killer application, i titoli di punta da poter spingere all'interno del mercato stesso, e per quanti invece sono focalizzati su delle offerte che sono più definite, chiedo quanto c'è una spinta verso la diversificazione del rischio e quindi la possibilità di ragionare su un ampliamento del catalogo anche in settori diversi. Ripartiamo proprio da Giochi Uniti, che credo che in ampiezza di catalogo ne abbia da dire. Sì, grazie. Vabbè, l'ampiezza del catalogo di Giochi Uniti è anche una conseguenza di una politica che si è fatta in quest'ultimo periodo, dove si sono aggregate più realtà preesistenti e quindi inevitabilmente diciamo abbiamo un assortimento più ampio che si assomma, che è la somma di tanti assortimenti. Indubbiamente c'è comunque questo catalogo così ampio presenta una serie di vantaggi e una serie di complicazioni su cui stiamo lavorando. Certo che comunque la ricerca del prodotto killer è una cosa diciamo che tutte le aziende del settore possono perseguire, ma quello si fa.